Gaetano Catalano, innanzitutto buongiorno. Poco, manca poco ormai alla fine del ritiro, il bilancio qual è? Intanto buongiorno, sì, siamo agli sgoccioli, diciamo che domani concludiamo questa fase di ritiro. Devo dire che è stato abbastanza positivo, abbiamo lavorato abbastanza bene, ragazzi, ci stanno mettendo un grande impegno, si sta creando un bel gruppo e quindi questo era la cosa più importante. Lei sul gruppo ha insistito molto sulla costruzione di un gruppo. Certo, secondo me è fondamentale. Se devi vincere, non è un gruppo importante, non lo farai mai. Quindi, prima di tutto, a prescindere dal fatto che ci sono dei grandi giocatori, non vuol dire che si vince senza un gruppo, come abbiamo sia l'uno che l'altro. Devo dire che ho dei grandissimi giocatori, grandi uomini, e hanno creato un bellissimo gruppo. Ecco, di questo sono abbastanza soddisfatto. Nelle ultime amichevoli ha provato anche diverse soluzioni. Che indicazioni ha avuto? Si parte il ritiro anche per questo, quindi bisogna trovare un po' di equilibri giusti, bisogna provare un po' di situazioni all'interno della squadra, a prescindere dal fatto dei moduli, e niente, ho trovato delle soluzioni positive in qualsiasi cosa sono andato a provare, anche perché ho detto prima, dei giocatori in gamba, molto intelligenti, si sanno adattare un po' alle vicissitudini della squadra, quindi ci lavoro con più facilità in questo senso, anche se per me la cosa più importante in questo momento, come ho sempre detto, è trovare l'equilibrio giusto, e piano piano lo stiamo raggiungendo. In tutto questo sono stati diramati anche i gironi. C'era molta curiosità soprattutto per le campane, però bene o male è quello che vi attendavate. Come lo giudica il girone? Partenza, magari uno può sembrare che sia un girone così, diciamo, più facile, ma non lo è assolutamente, anche perché ci sono quattro campane, fra cui l'Acropoli, Savoia, Cavese, sono squadre importanti, non dimentichiamoci ancora il Cosenza, ci sono tanti derby in Sicilia, vincere non è mai facile, quindi sarà un campionato difficile che si deciderà per le ultime partite. Ultima cosa, in città c'è grande entusiasmo, anche il lancio della campagna abbonamenti, c'è grande curiosità, questo è uno stimolo in più. Ma sicuramente credo che la società si sia mossa abbastanza bene, sia sotto il punto di vista calcistico, nel senso di formare una grande squadra per riportare l'entusiasmo in città, si è mossa molto bene per quanto riguarda il resto, il contorno, diciamo, e quindi l'entusiasmo lo sappiamo tutti che è tanto. Ora sta a noi continuare a portarlo avanti e riportare ancora tanta più gente al campo per darci anche una mano, perché secondo me il pubblico a Messina sarà fondamentale. Ultimissima cosa, Ferrigno diceva che vi siete fermati un attimo per il centrocampista, ma non vuole che l'allenatore durante la stagione si lamenti del fatto che ci siano pochi centrocampisti in caso di assenze, infortuni, squalifiche. C'è l'idea di prenderlo? Ma guardi, con il direttore, oltre che siamo qui insieme, ne parliamo tutti i giorni, in questo momento non è che ci siamo fermati perché diciamo manca un tassello, più qualche altro under, diciamo che tra poco magari ci raggiungerà qui al gruppo, diciamo, magari quando ci andiamo giù a Messina. Manca un tassello, stavo dicendo prima, importante, ci devo dare un po' di tempo perché vogliamo valutare bene, vogliamo scegliere una persona giusta, a prescindere che sia un buon giocatore, però che si integri abbastanza bene in questo gruppo, perché è un gruppo veramente importante.